Dopo il decesso in carcere del ventenne Patrick Guarnieri nel giorno del suo compleanno, il deputato di azione Giulio Cesare Sottanelli, accompagnato da Libra, da Meglio, anche lei di azione, è entrato questa mattina nel carcere di Castrogno a Teramo per un sopralluogo. Sono scioccato perché ho visto i numeri e ho visto anche alcune condizioni. Riguardo le condizioni, vedere due bambini di 4, anni, di 18, eh, di 4 mesi, di 18 mesi, dentro delle celle insieme a tutte le altre detenute, quando io ho eh, visto con i miei occhi eh, circa otto anni fa, quando l'allora direttore del carcere fece una sezione dedicata specifica per consentire alle mamme di avere i bambini in posti diversi, questa sezione non è stata mai aperta. Eh, quindi, vedere due bambini lì dentro è un, eh, diciamo, da un colpo al cuore. Abbiamo eh, il 75% più o meno in più dei detenuti rispetto a quello che massimo il carcere può eh, ospitare, con il 25% in meno di personale. Quindi, laddove abbiamo il 75% di detenuti, il 25% in meno di personale. Sul personale c'è una parentesi molto grave cioè che hanno eh, più di eh, 12.000 eh, giorni di ferie arretrate. Eh, hanno circa 50-60.000 ore di straordinario in, eh, che sono obbligati a fare perché ovviamente non riescono a coprire i turni e dare quel servizio e quella vigilanza che serve all'interno del carcere. Non mi faccio prendere in giro dal DAP, quindi informerò visto che è stata aperta anche un'indagine una, un rispetto al suicidio de, del ragazzo che è venuto ieri. Eh, quindi informerò la magistratura eh, rispetto eh, a delle eventuali responsabilità che il DAP ha nei confronti di questo, eh, diciamo, di questo carcere perché rispetto all'interrogazione eh, fatta l'anno 15-16 me mesi fa non è cambiato nulla, anzi è peggiorata. Intanto sul decesso di Patrick Guarnieri è stato aperto un fascicolo in procura. Domani ci sarà l'autopsia e all'esterno del carcere è stato esposto anche uno striscione. I familiari sostengono che il giovane non si sia suicidato.